noi abbiamo pensato di chiamare questa iniziativa SET per fare in modo che che la storia del nostro territorio diventi una storia a lieto fine, che in qualche maniera sia un momento per spazzare via anche la rassegnazione che in qualche maniera sta colpendo in maniera inesorabile le nostre zone, le nostre popolazioni. Mancano i canali di comunicazione, mancano i momenti in cui delle idee, delle visioni del territorio, delle possibilità progettuali arrivino a sintesi, a prescindere da quelle che sono le opportunità politiche del momento, a prescindere da quelle che sono le modalità di confronto anche esterne che viviamo quotidianamente. Non si riesce in qualche maniera a costruire progetti che abbiano realmente la possibilità di essere, di diventare in qualche maniera delle strade, dei temi, per dei percorsi da seguire per rilanciare in qualche maniera il territorio, da un punto di vista sociale, da un punto di vista culturale, da un punto di vista economico. Ci interessa ragionare su aspetti concreti e costruire, se possibile, dei percorsi condivisi che in qualche maniera diano qualcosa al nostro territorio, che ci mettono le condizioni tutti di trovare fiducia, di dare un ruolo anche alle giovani intelligenze che ci sono nel nostro territorio, che sono penalizzate proprio perché non si riesce a stabilire un canale di comunicazione con chi ha idee, con chi ha progetti, con chi ha le energie, chi ha la volontà per voler lavorare, che non vuole abbandonare questo territorio e che vuole in qualche maniera dare un contributo reale. Noi pensiamo che non si può stare bene dove non ci siano pari opportunità per tutti, dove non ci sia in qualche maniera speranza per il futuro. Finisco qui e vi annuncio velocemente le modalità di iscrizione. Sarà chiesto un contributo annuo di 50 euro, poi ci saranno i soci sostenitori che potranno dare un contributo di 10 euro e i soci ordinari che daranno un contributo di 5 euro. Sì, grazie alla stampa, a tutti gli intervenuti e in particolare ai rappresentanti delle associazioni che qui vedo nella persona del presidente Lions e del dottor Chiodo per l'associazione che a sua volta rappresenta. Giulio ha descritto molto bene quali sono le finalità dell'associazione e soprattutto le motivazioni per cui questa associazione è nata, che a me piace sintetizzare con un senso di responsabilità nei confronti di questo territorio e con una volontà di voler restare in questo territorio dove sembra che ognuno quando ci si incontra e si parla dice sempre che la miglior cosa sarebbe andarsene. E dico che questo problema del lavoro nella Valle Vigna è ancora più evidenziato secondo me ultimamente, sia per la crisi poi della Coca-Cola, la chiusa e quant'altro, per il ragionamento che ruota intorno alla Fiat. C'è qualcuno che dice che si farà la nuova Panda a Sumona, in realtà non c'è nessuna traccia di un investimento a Sumona per la nuova Panda, anzi, laddove in altri territori ci si interroga, si chiede, ci si impegna, si fanno trattative e adesso manca, qui sembra che tutto quanto debba passare inosservato. Schiere politiche del territorio, della città, così come siccome si chiama Sumona e territorio, non vedo ad esempio molte rappresentanze dei paesi intorno. C'è Stascanno, Roccanasro, Corfinio. Pettorano, comunque non sono stati fatti inviti. Per capire, cioè, non sono stati fatti inviti. Se appunto se c'è comunque una collocazione comunque sullo scacchiere politico, sinceramente no. Ma mi pare che se anche noi avessero delineato abbastanza in maniera precisa qual è lo scopo di questa associazione, nel senso che tutti noi sì abbiamo avuto esperienze politiche, abbiamo fatto gli amministratori, siamo stati dentro un partito anche in maniera in prima fila, se posso dire, ma in un momento in cui la politica appare ripiegata su se stessa, tutta tesa a risolvere problemi che io francamente ancora non riesco a capire quali siano, ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di fare questa cosa in risposta proprio a questa crisi della politica. La sede? Attualmente è in corso video la sede, per cui provvisoriamente. C'è lo struscio. Struscio. No, dove potrebbe anche essere, nel mio no. Studio. Non c'è lo studio. È in corso video. Lasciamo. Allora, io direi questo.
che noi abbiamo in questo momento l'idea di sviluppare alcuni temi, no? Che poi verranno, come dire, verranno esplicitati, li comunicheremo. Rispetto a questo è chiaro che se qualcuno ha un progetto che rientra in queste tematiche, lo sosteniamo nei limiti delle nostre possibilità. Cioè, se un progetto valido che contribuisce a quell'ottica, diciamo, di crescita del territorio e del sistema, è chiaro che questa persona diventa un nostro interlocutore, lo è in automatico, necessariamente proprio per gli scopi dell'associazione. Questo è uno statuto provvisorio, il definitivo ci sarà quando faremo la prima riunione, poi lo distribuiremo. E a questo abbiamo allegato la nostra prima lettera di presentazione e un modello per l'adesione. Poi c'è il sito già, insomma, provvisorio, anche lì c'è un blog dove l'indirizzo è setsulmona.altervista.org. Il 15 febbraio. Scusate, se no come fai? Mi fate questa cosa. Mi fate questa cosa. Niente, tutte le problematiche rimangono là dentro e non si muovono. Un fallimento. Questo è un dato. È un dato perché se nasce una. Come facciamo? Esatto. Nei comitati. Allora, è nato. Cioè, è purtroppo. È nato quella di consorzio. Non sono più in grado, perché l'abbiamo visto su tutte le cose, sono i movimenti spontanei. Ciao, grazie. Salazione.